Amore, passione, intelligenza e bellezza, queste le competenze che, come è emerso nella cerimonia di consegna del premio Storie di Alternanza, promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, ciascun giovane dovrebbe possedere, perché senza passione, come ha aggiunto il presidente dell'azienda speciale delle Camere di Commercio, Letizia Scastiglia, senza impegno non si va da nessuna parte. Non è questo però il caso degli istituti premiati, in cui i ragazzi hanno attinto alle proprie soft skill per impegnarsi in ambiti nuovi dal carattere imprenditoriale. Le scuole che hanno ricevuto un riconoscimento sono state 6 in totale, 3 istituti tecnici e 3 licei. Ad aggiudicarsi il primo premio per gli istituti tecnici, l'Istituto Tecnico Agrario Statale Cuppari di Alanno, per i licei lo Scientifico Marino di Casoli. Nel primo caso la storia di alternanza premiata è quella della Quarta B, un progetto formativo da ricercare nello studio delle biotecnologie. Nel secondo caso il progetto Dalleati a Nemici, la rivalutazione storica, turistica, memorialistica del passaggio di guerra, operando in un comprensorio, quello del Sangro Aventino, che sta vivendo un lento depauperamento a causa di fattori economici. Il tema storico della memoria ha rappresentato l'occasione per vagliare gli obiettivi che l'istituto persegue. Interessante anche la testimonianza dell'imprenditore Fabio Di Donato, diploma all'agrario di Alanno, tra i primi ad aver sperimentato i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Una testimonianza aziendale che ha arricchito la cerimonia ed è stata voluta fortemente dalla presidente Scastiglia. Un percorso che ci ha visto veramente crescere sia dal punto di vista, diciamo così, di valori sociali, ma anche di valori importanti che sono quelli a cui poi è finalizzato il premio, cioè quello di far incontrare gli studenti col mondo delle imprese, tutte le imprese, anche la Croce Rossa è un'impresa, lavorare nel sociale è un modo di fare impresa. Quindi questo, diciamo, che è l'aspetto fondamentale, importante, e ci auspichiamo che in futuro il premio sia vissuto da scuole soprattutto della nostra provincia più interna.